Allora, ci troviamo con il signor Saluzzo Bruno, proprietario di queste moto eccezionali. Vuole dirci come è nata questa passione? La passione è come tutte le passioni. Si comincia da ragazzi, comprando un piccolo motorino. E il primo motorino cosa è stato? Un moto. E da questo, piano piano, la passione c'è stata per parecchi anni. Poi, a causa dei lavori e non aver più potuto praticarla, sono ritardato 25-30 anni e poi mi è capitato un piccolo motorino di nuovo, Moton di quelli lì. E da lì, da uno all'altro, in 25 anni abbiamo portato a, diciamo, uno all'anno, un po' di più, non li contiamo. E la fabbrica è nata nel 46-47 a Milano, con una bellissima fabbrica, è l'unica con la pista di prova coperta per far provare sia tempi buoni con i tempi cattivi. È andata avanti parecchi anni, sempre migliorando, e poi nel 65 ha cominciato a perdere dei colpi, perché è uscito il ciao della Piaggio, che costava 65.000 lire. Quindi era più a buon mercato, diciamo, quindi più accessibile. Ecco, il moto ne costava 85-90 e allora si sono girati tutti sul ciao. E la moto ha cominciato a scendere. Allora hanno tentato di dare un colpo a fare gli ultimi 2-3 modelli a due tempi, però non è bastato. E nel 70 ha chiuso. L'unico brutto lavoro che hanno fatto è stato quello di gli operai. Alla fine, quando sono scappati, che sono usciti, hanno buttato tutti i mezzi dal terzo piano, tutti sul piazzale di sotto. È stato uno schianto. In pratica hanno distrutto completamente tutte distrutte, perché ormai cadendo da tre piani, piegati, questo, hanno finito la sua vita. E di lì è chiuso. Un po' i figli che non erano più in grado di andare avanti, trovandosi un po' di soldi che avevano, un po' di casino, tutto fa. Comunque no, da ringraziarla comunque, perché insomma esporre queste moto è anche un ricordo per chi, io per esempio non me le ricordo, io ho 46 anni, quindi anche per i giovani. No, lei non se le può ricordare quelle lì, perché anche se ha visto, può aver visto qualche piccolo modello di qualcheduno che è andata ancora avanti qualche anno dopo il 70, 72 fino al 75, e poi non si trovano più i prezzi, più i pezzi. Qualcheduno fino all'80 ha resistito, poi i pezzi non si trovano più e il meccanico ci diceva buttalo e cambiamo. Abbiamo fatto il usa e getta, diciamo, come anche adesso è difficile trovare i pezzi ormai. Quindi quando lei per esempio si trova nella necessità di dover cambiare qualche pezzo, come fa? Beh, io ho tanti pezzi, ho quasi tutti i pezzi. Io se uno volesse, dice, mi fai uno di questi. E lei sarebbe in grado di farlo? C'ho tutti i pezzi di quasi tutte, all'infuori di questo, che ogni modo di questo qua, che è il Delfino, il più grosso, ne ho un altro uguale. Basterebbe solo assemblarlo, che io non mi ci metto più. No, non la faccio più la pazzia. Ma esiste qua esposto il suo pezzo preferito? Sì, adesso in questo momento no, perché ne ho già portato via due o tre. Era il primo Moton Sport del 56 che ho comprato nuovo nel 1956, il quale è quello che mi ha fatto andare per qualche anno. E ho fatto una volta con Oneglia Genova nel 1957, con 4 litri di benzina sono andato e sono ritornato. E consumavano veramente poco. Infatti lo danno per 80-90 km con un litro di benzina. Adesso invece per fare uno scooter, con lo scooter fa 20-22 se li riesce a fare. Lì e là, così e così. E gli altri, questo è, diciamo, il preferito, perché è l'unico che si può andare in due
più comodamente, se uno avesse da fare anche una gita più lunga si può andare in due perché è comodo e ha il motore resistente. Gli altri sono 48, quindi sono più, fanno quello che possono. Quindi questo è il classico modello per la gita fuori porta. Sì, sì, questo sì. E con questo sono fatto 3-4 anni, 5, o negli Arcabrun, in Francia, i raduni. Sono andato parecchi anni con la moglie e tutti, adesso la moglie non può e ormai poi siamo anziani, girare tanto con le moto vecchie non si può. Facciamo solo più i piccoli giretti qua. Vabbè, anche quelli comunque anche quelli servono, servono, aiutano. Servono, sì. Allora, questo è il modello Delfino, 160 di cilindrata dell'anno 1952. Uno dei modelli col motore più grosso che hanno costruito, 162-63. Questo è uno dei primi modelli anche, sempre del 52. Non è ancora molleggiato dietro, ma bensì rigido. È uno dei primi modelli, sempre del 52. È uno dei primi modelli, diciamo, sono sempre caratteristiche sempre 48. Questo è uno degli ultimi modelli che hanno fatto del 67, però allora era già con motore a due tempi, col motore Peugeot, per andare contro i prezzi della moto. Questo è il modello più caratteristico, più tradizionale, il Super L, chiamato così, perché ha già le forcelle telescopiche, mentre invece il primo modello aveva ancora le forcelle schiacciate, non aveva gli ammortizzatori, aveva la forcella con la molla interna qua dentro, con questa molla qua. Invece gli altri hanno già le forcelle telescopiche dentro. Questo, e questo è del 57, 56 Super L, l'L e il Super L ne hanno fatto due. Hanno fatto anche questo modello qua, che è il cross per la gioventù, però è un cross del 67, sono già degli ultimi anni, hanno fatto un po' un modello un po' strano. Radiolina. Questa è una radiotrasmittente, ah, di no, una volta. Questa è una radio. Trovare i fondi per la riduzione delle tasse, forse avere. Poi, spostando la levetta, si prendeva il microfono e si trasmetteva col CQ di una volta per trasmettere al vicino a 50 metri. Questa è una radio in extra messo così. Poi hanno tentato di fare anche l'altro modello di cross, sempre col MO, però hanno costruito con un motore della Minarelli a 4 marce, sempre due tempi. Allora questo non era già più della moto, cioè era marcato moto, però non lo era più. Poi, in realtà. Poi hanno costruito nel 60 questo modello qua, che era quello possibile per poterci andare in due. E aveva tutto, comandi, messa in moto, cambio e freno, tutto a pedale. Uno dei pochi che hanno fatto, cioè uno unico, perché non ne hanno fatto altri di questi. La messa in moto, il cambio e il freno a pedale, tutto. Mentre gli altri, la messa in moto è con i pedali, invece questo ce la leva di questa parte. Così lo stesso questo qua, il modello 51, che avevano fatto per poterci andare in due i primi anni, sempre nel 58, per poterci andare in due, ma la legge è uscita del 60 che non si poteva più andare, e allora è durato poco. Questo invece è il modello Super Sport, che ha il manubrio molto basso, i pedali che sono, si possono, c'è una leva che si può bloccare. Alzando questa leva si può bloccare i pedali indietro. Ah, ecco. E fa da staffa per appoggiare tutti e due i piedi contemporaneamente. E se no rimangono normali come il solito. E questo è il modello sportivo. Che è il mio preferito. E io invece l'altro era il modello prima di questo. Ah. Quello che non c'è adesso, che, certo, che è il suo di quello là, il primo che ho avuto, diciamo, uno dei primi. E questa è la storia della moto. La moto poi, motori semplici, vanno bene, difficile che si rompono, basta metterci di benzina e olio,
e poi bastava l'altro. Solo quello. E va bene, la ringrazio ancora. Noi ringraziamo lei per il tempo che ci ha dedicato, sì. E buona serata. Grazie. Grazie. Sì.